La Svizzera ha deciso anche quest'anno di essere presente a Roma al The Road to Contemporary Art, l'importante manifestazione dedicata all'arte contemporanea che si tiene per la seconda volta al Macro Testaccio, il grande museo romano che si articola in tre padiglioni ed offre uno spazio espositivo di oltre 8.000 metri quadri. Sono Tiziano Pelli, direttore di Svizzera Turismo. Siamo qui al Macro a Roma, dove c'è una bellissima fiera che si chiama The Road to Contemporary Art. In questa fiera abbiamo uno stand dove noi presentiamo le grandi mostre che sono adesso oppure anche in futuro nei belli musei in Svizzera. Durante questa mostra qui presentiamo anche il nuovo catalogo per le città svizzere, e questa volta questo catalogo è molto particolare perché ci fa vedere un po' che cosa si può fare in 24 ore in ogni città svizzera. Bellissimi consigli sia per il trade, per le agenzie, ma anche per il cliente finale. Lo stand di Svizzera Turismo è stato patrocinato da Swiss International Airlines e dagli uffici del turismo di tre città particolarmente sensibili all'arte moderna e contemporanea: Basilea, Lucerna e Zurigo. Da questa vetrina internazionale, Svizzera Turismo ha presentato il suo nuovo catalogo intitolato Città. La brochure immagina un giorno perfetto da passare in 23 tra le più affascinanti città svizzere, 23 itinerari che accompagnano il viaggiatore attraverso una singolare varietà di proposte che riguardano l'arte, l'architettura, il rispetto e la valorizzazione della natura, i piaceri del saper vivere. Basilea, città svizzera della cultura, vanta coi suoi 40 musei e l'evento Art Basel il titolo di città svizzera della cultura. Ce ne parla Alice Panzer, responsabile Basilea Turismo. Buongiorno a tutti. Mi chiamo Alice Panzer e sono la responsabile del turismo di Basilea. Sono a Roma al Museo Macro in occasione della manifestazione The Road to Contemporary Art, perché è un interessante evento di arte contemporanea. A Basilea c'è la più grande manifestazione mondiale sull'arte contemporanea e l'incontro tra i due eventi per noi è molto importante. Rappresento quattro grandi musei a Basilea: la Fondazione Bayalar, il Museo d'Arte Schalagar, il Museo Vitra Design e il Museo Tengeli. Basilea è una città bellissima. In 37 chilometri quadri di città sono presenti 40 musei, tutti raggiungibili facilmente camminando sui grandi viali che la attraversano. Vi invito a visitare Basilea in modo che possiate constatare di persona. Swiss International Airlines, la cui rete di connessioni con gli aeroporti italiani di Roma, Firenze, Venezia e Milano è saldamente collegata agli aeroporti svizzeri di Zurigo, Basilea, Lugano e Ginevra, è rappresentata al Macro dal suo Country Manager per l'Italia, Luca Graf, che ci propone anche un'insolita visita di Basilea. Buonasera a tutti, sono Luca Graf, il direttore di Swiss International Airlines in Italia, ovviamente la compagnia aerea svizzera che sicuramente conoscete bene per la nostra qualità dei voli. Noi operiamo adesso 17 voli giornalieri dall'Italia, da Roma, da Firenze, da Venezia, da Milano, e c'è una grande novità per questa estate: c'è un nuovo volo giornaliero di Roma-Basilea. Infatti sono poi voli con offerte buonissime, con una tariffa da 119 euro andata e ritorno, tutto incluso, che vuol dire ovviamente tutto il nostro servizio incluso, bagaglio, assegnazione posti eccetera, e poi si arriva facilmente con noi e comodo a Basilea. Basilea è una città affascinante per la cultura che offre, che è una cifra impressionante di, se mi ricordo bene, dei 40 musei su una superficie di 37 metri quadrati.
quindi molto cultura che questa città offre, offre anche i vicoli molto carini per fare una passeggiata, per mangiare una cosa bella, e poi offre il fiume Reno e si può fare una cosa diversa sul fiume di Reno, che fa tutta la gente di Basilea, si butta giù nel fiume all'inizio della città, si lascia trascorrere il fiume, la persona fino alla fine di città, e si sale di nuovo dal fiume, e così si è visto, diciamo, la città del fiume. Il fiume è abbastanza pulito, anche si può fare, non c'è rischio, posso consigliare anche questa attività a parte dei tanti musei e ovviamente dei vicoli belli. Isabella Gnacchiti è romana, ma nessuno meglio di lei è in grado di presentare al pubblico italiano le mille attrattive della sua città di adozione, Zurigo. Sono Isabella Gnacchiti, responsabile per l'Italia dell'ente del turismo di Zurigo, e sono qui questa sera a questo grandissimo evento qui a Roma proprio per presentare le attività culturali della destinazione di Zurigo. Queste attività sono legate sicuramente a questa nuova brochure che Svizzera Turismo sta lanciando sul mercato. Zurigo ha ben 4 pagine con un itinerario molto interessante di cosa si può fare a Zurigo, perché pochi sanno e pochi pensano che Zurigo è la nuova destinazione per il City Break. Infatti anche per gli agenti di viaggio che sono interessati a promuovere una nuova destinazione in Europa, perché no Zurigo? Forse perché la conoscono poco. Bene, la brochure città sicuramente darà degli spunti molto pratici di cosa può fare una persona a Zurigo. La serata è continuata al Ketun Bar in prossimità del Macro, con una chiacchierata dei rappresentanti del turismo svizzero con i giornalisti intervenuti. Si è conclusa con un'ottima cena.